Voci bianche d'altro canto, com'è nato? Il coro Voci bianche d'altro canto è nato nel 2015, è stata un'idea mia e della dirigente scolastica proprio per promuovere il canto corale, comunque far sì che i ragazzi avessero un'attività pomeridiana oltre le ore di scuola. Il coro è formato da 42 cantori attualmente e svolgono 4 ore di lezione, 2 ore oltre l'orario scolastico, il pomeriggio, e 2 ore durante l'orario scolastico con lezioni personalizzate in pratica. Ha un repertorio classico, un coro di voci bianche, perciò a cappella prima dell'accompagnamento strumentale, e il repertorio varia dal 1500 fino ai giorni nostri con esecuzioni di brani a più voci, 2 o 3 voci. Ed è tutto formato da ragazzini delle scuole medie? Sì, la fascia di età comprende in pratica dal 11 anni a 15 anni, perciò classi prime, seconde e terze vengono selezionati all'inizio dell'anno con una prova attitudinale, cioè chi ha l'intonazione e l'orecchio, e poi durante l'anno vengono formati. E partecipano a concorsi musicali come oggi qua dagli è? Sì, abbiamo partecipato a concorsi musicali e fatto anche diversi concerti. Il concorso musicale l'abbiamo vinto l'anno scorso, infatti ci ha permesso di avere i finanziamenti europei, sono dei finanziamenti speciali che danno proprio per questo tipo di attività. E quest'anno siamo di nuovo qua nella speranza di prendere ancora questi soldini che gentilmente la comunità europea offre a chi si impegna in questo tipo di cose. Qualche altra esibizione in programma dopo questo concorso? Allora, avremo in programma molto probabilmente concerto solito di fine anno, e poi più che altro il coro svolge l'attività durante l'anno scolastico e in modo particolare nei mesi di dicembre e marzo. E poi in genere cantiamo nelle celebrazioni particolari istituzionali come il 4 novembre o il 25 aprile.